nella giornata del solstizio d'estate, nella giornata del 21 giugno, alla corte di Alberto Cogliani, possiamo così dire, abbiamo trovato una persona estremamente gentile, è un giornalista, uno scrittore, è Mario Cherubini ed è anche il coordinatore di Arcipelago One, che è un nome altisonante. Mario, cosa vuol dire Arcipelago One innanzitutto? Arcipelago One, già il numero vuol dire uno, no? È il primo. E Arcipelago è un nome perfetto per indicare quello che noi vogliamo realizzare. L'arcipelago è un insieme di isole, e ogni isola è indipendente, ogni isola è sovrana, ogni isola è immersa in un oceano e poi tutte insieme rappresentano l'arcipelago. Ecco, noi abbiamo legato questa immagine degli arcipelaghi ai talenti dell'essere umano, per cui per noi ogni isola, ogni essere umano ha dei talenti propri che sono stati donati da un creatore diciamo dell'universo, dell'umanità, no? Che dopo ogni popolo, ogni religione lo chiama alla sua maniera, ma per noi è il creatore, diciamo che è il creatore dell'universo. E quando l'ha creato, come dice appunto la parabola dei talenti, per esempio nel Vangelo, dice il padrone, dice al servo, ma come io ti ho dato questo talento, e tu dove l'hai messo? Ma io l'ho messo sotto la sabbia, sotto terra, perché ho avuto paura. E invece dice, no, io ti ho inviato, ti ho dato questo talento perché tu me lo portassi indietro, raddoppiato. E da lì noi siamo partiti. Poi la stessa cosa, io ho scritto un libro anche di 500 pagine sulla storia dei talenti, parlando un po' anche delle varie religioni, come trattano questo discorso dei talenti. E se ci badate, ultimamente ci sono un po' ovunque, in tutte le televisioni a livello mondiale, questi talent show, talento di qui, certo, talento di là, no? Perché c'è proprio l'esplosione, il talento, secondo noi, è il cuore dell'anima. Per cui quando un essere umano, qualsiasi essere umano nasce, ha questo talento. E la missione della vita, secondo noi sempre, secondo noi diciamo così, il popolo di Arcipelago, è la missione è quella di mettere a frutto i propri talenti per il benessere di se stesso e dell'umanità intera e degli altri. E per cui non ha nulla a che fare col denaro, non ha nulla a che fare col potere, non ha nulla a che fare con la ricchezza, ma è il valore dell'uomo, è il valore dell'essere umano, è il valore ed ecco perché noi vogliamo creare, partendo dalle scuole, partendo persino dall'asilo, vogliamo creare una sorta di, non si chiameranno più la scuola materna, la scuola elementare, primaria, secondaria, eccetera, ma semplicemente l'Accademia dei Talenti. Ecco, una cosa che mi affascina molto, Mario, è stato, vabbè, intanto la location dove si sta sviluppando questo startup dell'Accademia dei Talenti, ma soprattutto della provincia. È Brescia la provincia più industrializzata d'Europa, se non mi ricordo male. E mi sembra che abbiate nel cassetto, che è un cassetto ormai aperto, un progetto che è molto, molto, molto interessante, molto ambizioso. Quello di coinvolgere anche le istituzioni in quello che è la vostra rinascita, il vostro rinascimento per questa zona. Sì, infatti le abbiamo già coinvolte le istituzioni, sia a livello locale che a livello provinciale e regionale. Ti spiego subito rapidamente come è iniziata questa storia degli arcipelaghi e dei talenti. È iniziata quasi per caso nel 2009. Nel 2009 io ero il giornalista che seguiva il centenario del volo a Montichiari, il circuito aereo del 1909, dove c'era l'aereo dei fratelli Wright e c'era Gabriele D'Annunzio che ha fatto il suo primo volo, c'era Franz Kafka, eccetera, eccetera. Io come giornalista ho cominciato con gli amici dell'aeronautica, perché anche mio padre è stato in aeronautica, ho cominciato a fare dei convegni sulla storia del centenario, sulla storia del volo, perché Montichiari è appurato che è stato il secondo aeroporto al mondo dopo Reims in Francia. Nel settembre del 1909 fecero il circuito aereo praticamente in un campo, certo. Però arrivarono i primi aerei, tra cui anche l'aereo dei fratelli Wright, right. E lì fecero una gara, partecipò anche Gabriele D'Annunzio. Io ho scritto in un libro questa storia,
e poi nel 2009, quando era il centenario, abbiamo cominciato a fare i convegni sul talento del volo, del perché questi pionieri del volo nel 1909, contro ogni tipo di sicurezza che potevano cadere da un momento all'altro, perché erano semplicemente pezzi di cartone con delle sbarrette di legno e coi motori delle prime automobili, eppure si alzavano in volo, e c'era stato anche chi aveva superato la Manica, cioè era l'epoca dei pionieri del volo. Abbiamo visto D'Annunzio con lo SPA cosa ha fatto su Vieni, insomma. Esatto, dopo è arrivato tutto il resto, però quel 1909 lì è stato l'input che ci ha fatto ritrovare tra amici, ma è importante questa storia dei talenti, ci siamo detti. Questi che avevano dentro qualcosa che ribolliva. Il caso, che poi io non ci credo più al caso, ha voluto che nello stesso anno sono stato contattato io personalmente, perché appunto facevo i convegni ed ero io il coordinatore come giornalista, facevo l'intervista, e c'è stato mi hanno telefonato loro da Solferino, il sindaco di Solferino, perché dice: ma anche noi facciamo i 150 anni dalla nascita della Croce Rossa Internazionale a Solferino, dopo la battaglia di San Martino Solferino, che era del 1859, per cui 150 anni secchi. Perché non facciamo i convegni insieme, mi dice, e parliamo sia dell'aeronautica e del mondo del volontariato della Croce Rossa? Aspetta, ho detto, vado a nozze, perché oltretutto io sono uno dei fondatori della Consulta della Pace del Comune di Brescia, volontari puri, certo. Oggi ci sono 50 associazioni, ci sono dentro ancora, rappresento l'UNICEF, e ho detto va benissimo. Negli stessi giorni mi telefonano anche dalla Val Camonica. E si stava creando una... Erano i 100 anni del ritrovamento delle prime incisioni rupestri in Val Camonica. Nei Camoni. I Camoni, la prima l'hanno trovata nel 1909. Ora, si mettevano insieme stranamente i tre talenti dell'essere umano. Mm-hmm. Perché il volo è la fantasia. Vabbè, la fantasia, certo. Il volontariato è l'amore, è il servizio, e la terra, l'archeologia, è l'essere umano. Certo, la materia. Scoprire l'uomo, mm-hmm, cosa ha fatto, come ha costruito le case. È stata un'illuminazione questa qua. È stata una cosa venuta proprio dal cielo, nel, mm-hmm, senso di dire, visto che stai facendo questo, vi facciamo fare anche questo, perché nel frattempo era nata una squadra. Perché adesso, se tu vedi il video che poi abbiamo realizzato, c'è un libretto dentro nel video, te lo farò avere, dietro c'è scritto l'elenco di tutte le la provincia di Brescia, i comuni di Montichiari, i comuni di Castenedoli, dove andavamo a fare il convegno, e veniva il patrocinio e veniva la conoscenza di questa storia dei talenti. Nasceva questa cosa qui, finché un bel giorno ci siamo detti, ma perché non creiamo una comunità dei talenti? E qualcun altro, tra cui l'ingegner Camprani, dice: e perché non costruiamo le città, no? Le chiamiamo arcipelaghi, perché sono l'insieme di isole dove, e però, non ci sono confini, dove però, ecco, dove non però confini. La nuova umanità vive dentro. Ora è nato poi il Talent Gold, arriva una fondazione, arriva un libraio poeta straordinario, uno dei più grandi poeti italiani, sta uscendo un libro della Mursia in questi giorni, si chiama Vittorio Zanetto, ha dato vita a una fondazione, è diventato cavaliere anche lui di Pegasus, e dice: dobbiamo fare nel 2011, creiamo il Talent Gold. Il Talent Gold è alla base dell'Accademia dei Talenti, perché noi col patrocinio del Comune di Montichiari abbiamo creato una cerimonia dove c'era una giuria che premiava alcune persone che nella vita erano riuscite a realizzare i loro talenti, per cui il pilota dell'aereo, l'archeologo, che il volontario che va alla Croce Rossa e lo fa perché sente il trasporto. 2011, 2012, 2013, 2014, 4 edizioni del Talent Gold, abbiamo premiato 80 persone e individui, per cui diffondendo una cultura del talento straordinaria, partendo da Montichiari, da Brescia, tutta questa zona qui, no? Oltretutto Montichiari non so se lo sai, che è la discarica d'Europa. È quello che tu stavi dicendo prima, durante c'è il buio, però all'interno del buio è nata questa cosa qui,
e addirittura sabato scorso sono venuti i popoli indigeni che fanno il festival di Kyuduno, che si chiama Lo Spirito del Pianeta. Loro tutti gli anni, mi sembra che siano 5 o 6 edizioni che lo fanno, ma arrivano gli Apache d'America, gli Aztechi, gli Incas, i popoli dell'India, dell'Africa, cioè i popoli indigeni, che vengono invitati da questa organizzazione di Bergamo e fanno i loro spettacoli, le loro preghiere. Sono stati invitati da SOS Terra di Montichiari, un'associazione di volontariato che tra l'altro ha ricevuto nel 2011 il Talent Gold da noi, e per pregare e per fare cerimonie pubbliche, per vedere se si riesce a trovare la soluzione di queste discariche di rifiuti, perché né la provincia, né la regione, né nessun altro c'è un impasse totale. Non trova nessuna soluzione se non l'inceneritore di Brescia, ma l'inceneritore di Brescia con quel c'è molta gente, tra cui Lega Ambiente, che proprio con questi fumi dicono che sono cancerogeni. E per cui proprio l'altro ieri invece salta fuori a me come giornalista questa intervista a questo ingegnere di Montichiari, che invece lui dal 1981 costruisce queste macchine. Non in Italia? Non in Italia, perché qui il governo con le sue leggi e tramite l'Enel e così via impedisce la produzione di energia elettrica, di energia, e lui è andato a costruirle in giro per il mondo. E noi come arcipelago lo abbiamo invitato, perché l'arcipelago ha il patrocinio anche del comune di Montichiari, noi abbiamo la disponibilità due mercoledì al mese, il primo e il terzo mercoledì del mese, di invitare persone che parlano dei talenti. Però noi abbiamo scelto il titolo di Expo: Nutrire il pianeta, energia per la vita, perché per noi è un tema straordinario, perché prende tutto l'essere vivente, perché nutrire il pianeta tu lo nutrisci anche, lo nutri anche con la cultura, non solo col cibo. Volevo dire una cosa, quindi sostanzialmente mi sembra di capire che in questo 2015, dove c'è vicino qui, quindi l'Expo, che è questa grande macchina per quanto riguarda, appunto, dovrebbe almeno essere questa grande macchina per la soluzione alla fame nel mondo, nella zona con le più grosse discariche più inquinate d'Italia sta rinascendo qualcosa di nuovo. Sta nascendo Arcipelago One, per cui per tornare al discorso di Arcipelago One, ecco. Iniziale. Allora, Arcipelago One è una struttura nata da 144 persone, come dicevo prima, che sono state chiamate Cavalieri di Pegasus, perché ci è piaciuta molto questa immagine cavalleresca, del cavallo magico, ma anche del cavallo magico, certo, che se tu vai a studiare la mitologia, questo cavallo è quello che portava l'aiuto col suo cavaliere, che andava contro il drago, contro il mostro, eccetera, eccetera, e lui comunque con queste ali molto forti portava un essere umano verso la vittoria. Allora ci è piaciuto, e poi è legato anche alla costellazione di Pegasus, che ha caratteristiche legate all'arca. Infatti in passato la condividevano con l'arca dell'alleanza e anche l'arca di Noè, della salvezza da un mondo che andava a pezzi. E infatti noi nel progetto Pegasus c'è anche l'immagine dell'arca, perché allora funziona in questo modo Arcipelago dal punto di vista organizzativo. Dopo parliamo del villaggio. Dal punto di vista organizzativo, come nascono gli arcipelaghi senza frontiere? Nascono con se tre cavalieri si mettono insieme, formano una scialuppa. Perché la scialuppa? Perché la scialuppa scende dall'arca. Okay. Cioè c'è un'arca che noi l'abbiamo chiamata la nuova arca dell'alleanza, quest'arca che naviga nei mari dell'umanità, la scialuppa dei tre cavalieri scende, porta i concetti dei talenti, semplicemente, e l'abbiamo, questo discorso dei talenti adesso lo abbiamo, come si diceva prima, messo sotto forma che non possono dire di no, perché noi con queste scialuppe entreremo nelle ambasciate e negli stati
andremo da quegli stati che hanno approvato i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e gli diciamo, vi siete dimenticati. Del 31esimo, quello che diciamo, che sentivo prima. Che il 31esimo articolo... Che è quello di creare delle società basate sui talenti. Ma tu per creare la società basata sui talenti devi costruire delle nuove città, devi dare il cibo a tutti, devi dare la casa a tutti, devi creare un nuovo mondo tramite gli arcipelaghi. L'arcipelago, nascendo dalla base, in base ai talenti, io da solo posso costruire l'arcipelago. Perché? Perché io posso formare la pattuglia di 3 cavalieri. 9 pattuglie formano nove scialuppe formano una pattuglia e 9 pattuglie, circa 250 cavalieri, formano già l'arcipelago, che poi è un arcipelago base, perché poi quell'arcipelago lì si struttura, fa l'assemblea dei cavalieri, come quella che abbiamo fatto noi il 21 marzo, solo che noi siamo partiti dai volontari che venivano dai 30 convegni sui talenti. Allora lì ci siamo trovati all'abbazia di Lonato 2 volte, abbiamo fatto 2 riunioni lì, eravamo in 72, poi sai, 72 sulla carta, dopo ci trovavamo in 20, 30 così via, e abbiamo strutturato la cosa. Abbiamo fatto le elezioni, abbiamo individuato che c'erano 144, abbiamo scelto questo numero perché ci piaceva dal punto di vista anche delle profezie e così. Mm-hmm. Questi 144 hanno eletto il Consiglio dei 12. Il Consiglio dei 12 è l'organismo che può dichiarare che una persona è cavaliere di Pegasus. Basta che accetti quella formula dei talenti. La stessa cosa, una volta che nasce l'arcipelago, poi l'arcipelago costruisce i villaggi, ma i villaggi li costruisce per tutti, non li costruisce solo per i cavalieri, altrimenti saremmo una lobby, saremmo un club, saremmo... Invece no. Una loggia. Invece no, è un qualcosa che sta nascendo per costruire un mondo nuovo. Non a caso avete scelto un'abbazia per fare questo... Perché l'abbazia di Lonato a Maguzzano, ecco, riceve sempre incontri multiculturali, multireligiosi. Certo. E per cui io conosco personalmente fratel Mario che abita lì, e per cui lì abbiamo fatto 2 convegni ricchissimi. E poi l'energia. Ecco, voglio dire, è un posto mistico l'abbazia di Donato. L'energia, e noi sentiamo l'energia. In mezzo a noi ci sono dei mistici, ci sono persone come Alberto, ci sono altre persone che sentono molto le cose. E per cui non solo creiamo la struttura, perché l'arcipelago, come dicevo prima, è una novità in assoluto, perché non ha le frontiere. Grazie a internet, questo arcipelago, le 144 persone, all'interno ci sono cavalieri di una ventina di nazioni. Per cui prendi il pianeta Terra, 7 miliardi di persone, se dalla base tutti realizzano gli arcipelaghi, automaticamente, senza fare nessuna guerra, nessuna rivoluzione, cadono le frontiere. Certo. A quel punto lì il popolo della Terra diventa un popolo di arcipelaghi. E dopo ogni arcipelago ha un solo obbligo, l'articolo 31. Che si aggiunge agli altri 30. E loro, nei primi 30, hai solo una delibera da fare, che dopo la decideranno ogni assemblea. Sostituire la parola nazione con popolo della Terra. Se tu rileggi i 30 articoli e togli nazione e ci metti popolo della Terra, l'unità del pianeta è già fatta e tu hai già fatto la pace nel mondo. Su questo... dopo elimini le armi, elimini le fabbriche di armi, perché accettando il 31esimo articolo parla di pace, parla di non violenza, parla di... Certo. È un articolo di 5 righe, ma che è micidiale. E con quell'arma lì noi entriamo in tutte le ambasciate del mondo. Immaginati i 3 della scialuppa che vanno a parlare con l'ambasciatore, come adesso abbiamo dei contatti con l'Ecuador e con l'Azerbaigian e con il Kazakistan, ma ne abbiamo molti altri. Pensa solo a quei 20 lì del popolo indigeni che sono venuti qui, ma io ne ho molti altri.
perché io ho anche esperienze di altro tipo in giro per il mondo, eccetera, eccetera, conosco un sacco di gente, per cui il 31esimo articolo lo conosceranno tutti. Diciamo che allora sulle parole di un progetto bellissimo che è il progetto Pegasus dell'Accademia dei Talenti, ringraziamo Mario Cherubini per questo spirito di volontariato che è in lui e che sta diffondendo in una delle zone, che parte da una delle zone sicuramente più belle d'Italia. Grazie ancora Mario della tua gentilezza. Grazie a voi, grazie a te per questa cosa. Ci rivedremo, come dicevamo con Alberto, magari tra un anno e mezzo per riparlarne ancora di più. Quando volete. Grazie Mario, grazie mille. Grazie a voi.